Musica dal vivo, spettacoli, animazioni, gastronomia, mercatini a tema, mostre, visite guidate tornano in centro a Faenza il martedì d'estate. 2, 9, 16 e 23 luglio un ricco programma di eventi. Coinvolti dall'iniziativa, contemporaneamente i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti e Garibaldi, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli e naturalmente Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza Martiri della Libertà, Piazza Nenni, Piazza della Legna e il complesso degli ex Salesiani. Ci aspettiamo intanto un successo. Negli ultimi anni martedì hanno fatto registrare un aumento di pubblico. Questo non ha fatto sì che ci adagiassimo, ma proprio da quest'anno vogliamo proporli con delle novità rispetto a quelle che sono state le ultime edizioni. In particolar modo la piazza vedrà riservate delle iniziative che per i martedì sono fino ad oggi inedite. Quali saranno gli appuntamenti più importanti? Il primo martedì, che sarà il 2 di luglio, avremo la scuola Sarti che intratterrà il pubblico con i propri ragazzi, con i propri musicisti. Poi quello successivo, il 9, ci sarà un silent party, altra iniziativa che fino ad oggi nell'ambito dei martedì e soprattutto nella piazza di Faenza non si era mai avuta. Per arrivare al 16 con la folle corsa delle bighe, una corsa nell'ibrido fra l'agonistico e il goliardico, dove delle bighe trascinate da ragazzi vedranno sfidare una compagine faentina con la rappresentanza di altri comuni italiani. Poi avremo il 23, un'altra importante attrazione musicale con i musicanti di San Crespino. Sarà un concerto di tipo itinerante, carino, simpatico, che pensiamo possa riscuotere l'apprezzamento del pubblico. Tutto il centro sarà interessato anche da iniziative collaterali degli esercenti, dei commercianti? Ovviamente non solo piazza, ma anche noi, anche i commercianti, cercheremo di partecipare attivamente, chi tenendo aperta la propria bottega, chi addirittura uscendo proprio, come è stato nelle scorse edizioni, e come nelle scorse edizioni le vie principali del centro saranno interessate da mercatini, intrattenimenti, e quindi avremo un centro che a tutto tondo sarà molto frequentato e pensiamo gradevole.